Buonasera a tutti, intanto è un piacere essere di nuovo qui. Io sono Carlo Miglietta, nella vita faccio il medico, sono sposato, ho due figli e nella chiesa da una quarantina d'anni faccio il biblista ambulante, ecco, vucumprando la parola di Dio, cercando di far innamorare un po' delle sacre scritture la gente così come ne sono innamorato io. Come laico ho maturato soprattutto dei temi laicali nella mia ricerca teologica. E allora, quando mi chiamano a parlare del matrimonio, sembra una barzelletta, ma è un invito a nozze, insomma, nel senso che lo faccio proprio in maniera particolarmente lieta. Perché la Chiesa ha una rivelazione bomba da fare riguardo al matrimonio. Il matrimonio non è solo una realtà sociologica, non è solo una realtà naturale. Per la Chiesa il matrimonio è icona di Dio, è profezia del suo amore, è suo sacramento. Eppure i cristiani, con una vera e propria schizofrenia spesso verso la parola ricevuta, hanno visto ancora tante volte il matrimonio come una realtà di ordine puramente naturale, una specie di scelta di serie B nei confronti del celibato, e non certo come questo coinvolgente a livello della sequela del Signore, quando non addirittura remedium concupiscentiae, come aveva detto qualche padre, cioè legalizzazione di quella sessualità che ha pur sempre in sé qualcosa di impuro, se non di demoniaco. Ecco, io credo che in pochi campi come questo la Chiesa paga un pesante tributo alle filosofie mondane, perché ha accolto nel suo seno, soprattutto nel secondo e nel terzo secolo, tutta una serie di filosofie di derivazione platonica, in specie tramite la cosiddetta eresia gnostica, che hanno portato ad inficiare tutto ciò che era carnale, tutto ciò che era terreno, tutto ciò che era materiale. Ma questo non è Sacra Scrittura. Questa non è la gioiosa rivelazione che abbiamo ricevuto. La Chiesa talora nei primi secoli ha indulto, ahimè, a queste correnti filosofiche perché si opponevano a loro volta al lassismo paganeggiante di altre correnti di pensiero, ma in questa maniera si è veramente tradito il pensiero biblico riguardo al matrimonio e si è privato davvero il laicato di quello che è un vero e proprio evangelo, lieto annuncio che la scrittura ci propone sul matrimonio. Allora stasera cercheremo di fare un excursus nelle scritture partendo dal libro della Genesi e arrivando poi al Nuovo Testamento, su quello che le scritture ci dicono sul matrimonio. La volta prossima, nel secondo incontro, cercheremo di trarne delle conseguenze e di fare un po' una riflessione sul significato della sessualità nell'ambito appunto della rivelazione biblica. Allora, con me, ecco, mentalmente aprite la Sacra Scrittura e vi troverete subito davanti alla fonte più antica della creazione, che risale circa al X secolo avanti Cristo, che afferma innanzitutto che Dio crea l'Adam come essere unico. Leggiamo. Allora il Signore Dio plasmò l'Adam con polvere dal suolo. Ma poi Dio disse: non è bene che l'Adam sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Voi tutti vi ricordate, non ho tempo di leggere tutto il brano, che tra tutti gli esseri creati che vengono condotti all'uomo, l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Dio plasmò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Attenzione. Innanzitutto la scrittura ci ricorda che Dio creò l'uomo come un essere unico, creò l'Adam. Questo essere unico, adesso ho tirato fuori questa cosa, poi vi spiego che significato ha per me, la parola ebraica, che noi traduciamo costola, selah, in realtà significa lato. L'Adam è quindi la coppia, composta da un lato maschile e da un lato femminile. E i due lati sono intrinsecamente chiamati all'unità. Ciascuno dei due da solo non è l'Adam. Scrive un Midrash, che è un commento ebraico alla Genesi. Quando il Santo, benedetto egli sia, creò l'uomo, lo creò ermafrodito. Come è detto, maschio e femmina li creò e chiamò il loro nome Adam. Disse Rabbi Samuel ben Naman,
quando il santo, egli sia benedetto, creò l'uomo, lo creò bifronte, lo segò e ne risultavano due schiene, una di qua e una di là. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie ed essi saranno una sola carne, basar ed ha. Attenzione, la costruzione unirsi a, che in ebraico è dabak be, sottolinea una relazione molto profonda. Pensate che questo verbo si usa per il rapporto con Dio, è la fedeltà a Dio, quindi l'uomo si mantiene fedele alla sua donna, resta fedele alla sua donna come Dio è fedele e come noi dobbiamo essere fedeli a Dio. È un verbo anche che viene usato per indicare due buoi soggiogati allo stesso giogo, è un verbo che indica un'unità molto profonda. Ecco, ho portato questa statuetta perché quando 2 anni fa sono andato a tenere un corso di esercizi spirituali alla famiglia salesiana e tutta la settimana lavorando sul tema del significato del matrimonio e della famiglia nella Bibbia, alla fine della mia prima conferenza un sacerdote missionario di 92 anni venne e mi regalò questa statuetta. Disse, guarda, viene dall'Uganda. Dice, vede, i miei amici ugandesi hanno capito tutto di che cos'è l'Adam. Loro quando vogliono indicare l'uomo lo fanno bifronte con un lato maschile, una faccia maschile e una faccia femminile. Quindi dice, i miei indigeni hanno probabilmente nella loro cultura raccolto quello che è una tradizione presso tanti popoli, è il mito dell'androgino primordiale, il mito di questo essere unico che ha due facce, che ha due lati, il lato maschile e il lato femminile. L'Adam quindi si compone di un lato maschile e di un lato femminile, si compone dell'uomo e della donna. L'Adam è quindi la coppia, l'unione del maschio e della femmina. Allora, questo rapporto ci porta alcune conseguenze fondamentali. Primo, l'uomo è ontologicamente, cioè sul piano dell'essere, comunione. L'uomo è amore. Dio ha iscritto nella sua carne, nel suo DNA, ha messo come marker biologico la necessità di andare verso l'altro. Lo vedremo bene questo la prossima volta, tra i tanti modi che Dio aveva per perpetuare la specie, non ha scelto dei modi che non prevedessero l'incontro di due persone, ma invece ha messo all'interno proprio della nostra genetica la pulsione sessuale che ci porta a cercare l'altro. Ed è stupefacente che la prima parola che l'Adam nella Bibbia proclama non è una lode a Dio creatore, non è una lode a Dio della grandezza, per la sua grandezza, è una lode a Dio per la bellezza di ritrovarsi sessuato. La prima volta che l'Adam apre bocca dice, questa volta essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa. Se voi guardate le vostre Bibbie lo scrivono in poesia, a versetti, vanno a capo, perché è un inno, perché è un canto. Perché una lode. Secondo, i due lati dell'Adam sono intrinsecamente chiamati all'unità. Ciascuno dei due da solo non è l'Adam. Quando si dice per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e i due diventeranno una sola basar, la parola basar non è soltanto una parola che indica l'unione fisica del maschio e della femmina, ma è una parola molto forte. Per gli ebrei, restii a concetti filosofici, la parola basar equivale al concetto di persona. Quindi i due diventano una sola persona. La monogamia è un chiaro progetto di Dio. Terzo, i due lati dell'Adam sono in assoluta parità. Lo sottolinea questo versetto 23 di questo capitolo, del capitolo 2, in cui si dice la si chiamerà Isha perché dall'Ish è stata tolta. Noi in italiano traduciamo la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta e non capiamo più una mazza. Per gli ebrei invece, in cui le parole sono pietre, sono l'entità, il dire che lei è Isha e lui è Ish significa dire davvero la loro assoluta uguaglianza, la loro assoluta parità. Nella lingua anglosassoni c'è man e woman che in qualche maniera mantengono un'assonanza. Noi dovremmo tradurre la si chiamerà uomo perché dall'uomo è stata tolta, oppure la si chiamerà donna perché dal donno è stata tolta, se volessimo mantenere questa assonanza. Quarto, si dice che al momento della creazione l'uomo non trovò un aiuto
fosse simile. E invece all'interno di questa dualità trova un aiuto che gli è simile. Il testo ebraico dice che negò come di fronte a lui. È una frase che significa come in faccia a lui, ecco, vis-à-vis, etimologicamente deriva dalla radice nagad, che significa parlare, rivelare, mostrare, annunciare. Quindi questa parola, efgdedo, cioè aiuto come di fronte a lui, racchiude due concetti e due funzioni. Da una parte la somiglianza, dall'altra parte la complementarietà, perché i due sono vis-à-vis, sono uno di fronte all'altro. Quindi si sottolinea l'uguaglianza e al contempo la diversità. Giovanni Paolo II, nella lettera alle donne, definisce questa rivelazione l'unidualità dell'uomo. E questo è un mistero divino. La donna è creata dall'Adam durante la tardemà, cioè durante un sonno estatico, un sonno profondo, che è un genere letterario biblico per esprimere un intervento soprannaturale. Ecco, questo è molto importante. La diversità sessuale fa parte del progetto di Dio. Noi siamo ecologisti, insomma, dovremmo essere, speriamo, in tanti campi, ma spesso sul campo della sessualità non siamo ecologisti. Siamo in una cultura in cui si tende a dire che omosessualità ed eterosessualità sono assolutamente la stessa cosa. No, nel progetto originario di Dio, secondo la scrittura, l'Adam è composto in eterosessualità. Scrive Monsignor Ravasi, è evidente che il parallelo di immagine è maschio e femmina, cioè l'uomo nella sua bipolarità sessuale. Questo a prima vista sorprende, ben sapendo quanto la Bibbia sia restia ad attribuire rappresentazione sessuale a Dio. Il significato è da ricercarsi nel contesto della stessa tradizione sacerdotale che concepisce la storia della salvezza sulla base di una trama di genealogie. Cioè, quando si va a vedere un fatto esistente ai nostri giorni, il testo sacerdotale ti dice nei primordi, all'inizio, c'è la radice di questo evento. E qui addirittura il fatto che l'umanità sia maschile e femminile viene riportato ad avere la sua radice nell'essenza stessa di Dio. È Dio stesso che è in sé il maschile e femminile. Per quanto, perciò, non l'umanità come mascolinità è immagine di Dio, non l'umanità come femminilità è immagine di Dio, ma l'umanità come coppia, come mascolinità e femminilità insieme, diventa la vera effigie di Dio, diventa la sua statua vivente. Così pure voi sapete che il figlio non ha solo caratteristiche di mascolinità, era un maschietto Gesù, ma noi sappiamo che quando che ha i caratteri della mitezza, della tenerezza, dell'accoglienza, quando vuole fare una sintesi della sua missione si paragona alla chioccia. O Gerusalemme, come una chioccia raduna i suoi pulcini, anch'io ho voluto radunare i tuoi figli dispersi. Lo Spirito Santo, voi lo sapete, è un maschietto solo nella teologia cattolica, mentre invece nella teologia ebraica è la Ruach Yahweh, che è femminile. Presso gli ortodossi è una top model bellissima, la Sofia, la Sapienza, ecco perché loro sono molto più devoti dello Spirito Santo di noi, che l'abbiamo ridotto ad essere un gallinaccio o la fiammella del gas o queste boiate così. Ecco, vedete che in Dio c'è il maschile e c'è il femminile. Ecco, ma se questo fatto di dire che l'Adam, maschio e femmina, la coppia, è profezia dell'amore di Dio, ci dice delle cose stupende su Dio, ci dice anche delle cose stupende sulla coppia. Perché se la coppia è immagine di Dio, ne nasce ovviamente l'indissolubilità del matrimonio. Poiché Dio è uno e resta uno, così anche i coniugi sono uno e devono restare una cosa sola. La loro unità infatti è in Dio, di cui essi sono l'immagine. Secondo, e questo mi fa sempre un po' tremare le vene ai polsi, la coppia deve modellarsi su Dio. Gli sposi dovranno amarsi sempre perché Dio è amore. Essere fedeli sempre perché Dio è esed, Dio è fedeltà. Assomigliare a Dio nella tenerezza, perché pietà e tenerezza del Signore. Assomigliare a Dio nella capacità di perdonare sempre. Assomigliare a Dio nella misericordia. Assomigliare a Dio nella fecondità.
nell'accoglienza della vita, nell'essere creatori con Dio e insieme a Dio. Vedete, alla fine del sesto giorno, in cui Dio ha creato l'Adam sessuato, non si dice soltanto Dio vide che ciò era buono, come si dice al termine di tutte le altre cinque giornate creazionali, ma si legge Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. Mi pare di vedere proprio il Padre Eterno che si frega le mani soddisfatto per avere fatto l'uomo sessuato. Il messaggio è un messaggio chiarissimo. La sessualità non è qualcosa che Dio non ha potuto fare a meno di creare per perpetuare la specie. È un valore espressamente voluto da Dio. Rientra tra le cose molto buone del sesto giorno. Questa è davvero la tomba di ogni ascetismo negativo, di ogni sottovalutazione del matrimonio. Ecco, se la Genesi ci ha dato del rapporto coniugale il fondamento antropologico e le sue radici teologiche, soprattutto quest'ultimo aspetto viene evidenziato dagli altri libri sacri. Per lo scrittore biblico si pone il problema di evidenziare in qualche maniera l'essenza di Dio, il suo immenso amore per il suo popolo. E la metafora che l'autore biblico trova più espressiva è la metafora nuziale. Dio è il fidanzato, Dio è lo sposo, e Israele è la fidanzata, Israele è la sposa. Ecco, nell'immagine matrimoniale non viene solo significato il rapporto d'amore tra Dio e il suo popolo, ma viene significata anche la sua berit. Che cos'è questa berit? È l'alleanza. Voi sapete che si parla spesso di nuova alleanza, di antica alleanza. Ma il termine berit non indica tanto un'alleanza politica, non indica tanto un patto di vassallaggio tra il Signore e i suoi sottoposti, indica il patto nuziale. La berit nuziale è la promessa di matrimonio, è l'atto di matrimonio, è quel patto solenne e definitivo, è il giuramento reciproco di fedeltà. Ecco, tra Dio e gli uomini c'è un'alleanza, cioè c'è questo patto nuziale, questo giuramento nuziale. Allora vedete, il matrimonio nei libri sacri diventa sacramento. Cosa vuol dire la parola sacramento? La parola sacramentum vuol dire segno. Il matrimonio umano diventa segno di una realtà che lo trascende. Diventa profezia di Dio e della sua alleanza, del suo patto nuziale indelebile con l'uomo. E allora ecco che l'introduzione del tema della nuzialità nella Sacra Scrittura è importante ancora una volta per un doppio riflesso. Da una parte il matrimonio diventa ancora una volta epifania, rivelazione di Dio. Dall'altra parte Dio vuole dare un vero e proprio progetto sul matrimonio. I nostri matrimoni avranno un senso e un significato nella misura in cui rifletteranno gli atteggiamenti di Dio, lo stile di Dio. Fratelli e sorelle, noi abbiamo tradito Dio. Noi ci prostituiamo ai tanti idoli di questo mondo. Ma Dio vuole continuamente ricominciare da capo con noi. Dio vuole rivivere con noi la luna di miele dei tempi dell'Esodo. Dio vuole dimenticare il nostro passato. Il profeta dice proprio: i nomi degli Baal non saranno più ricordati. E ci rifà vergini. Qualunque sia il nostro adulterio, qualunque sia la nostra prostituzione, Dio ci rifà vergini. Si usa un verbo in ebraico er nella frase ti farò mia sposa per sempre, che in ebraico è usato solo per la giovane non deflorata, per la giovane vergine. Ecco, nonostante ogni nostro tradimento, Dio ci riprende sempre con sé, ci ricostruisce la verginità e ci fa fare l'amore con Lui. Tu conoscerai il Signore. È il verbo yada. Ricordatevi bene che il verbo yada non è il verbo che indica la conoscenza intellettuale. Indica l'amore carnale. L'amore carnale. Tant'è vero che al capitolo 4 si dice Adamo conobbe Eva sua moglie e nacquero Caino e Abele. Cioè hanno fatto l'amore e sono nati due figli.
Questo è molto importante, perché quando nella Bibbia voi vedete che lo scopo della vita, come dice Gesù in Giovanni, è conoscere te e il figlio tuo Gesù Cristo, non vuol dire saperne tanto di Bibbia, andare tanto al catechismo, avere la testa piena di dottrina, vuol dire fare l'amore con Dio. Cioè il credente è chiamato a fare l'amore con Dio, il credente è chiamato a unirsi a Dio con tutto se stesso, a fondersi con il suo Signore. Questa è la prospettiva per il credente, non è la conoscenza intellettuale. Il verbo Yadà esprime addirittura l'unione fisica. Ecco, certamente Dio si unisce a noi, Dio vuole fondersi totalmente con noi. E in questo mistero adombriamo l'incarnazione del Figlio, tramite la quale Dio prenderà su di sé la carne umana. In questo mistero adombriamo anche l'Eucaristia, che è questo momento supremo in cui Dio, sotto le specie del pane, diventa tutt'uno con noi, ha trovato un modo di unirsi fisicamente a noi. Ho parlato di Osea, vedo che il tempo vola, molti altri profeti cantano il tema della nuzialità come icona del rapporto d'amore tra Dio ed Israele. Pensate a Geremia, che mette proprio in confronto la realtà corrente in Israele riguardo al matrimonio con il modo di comportarsi di Dio nei suoi rapporti nuziali con Israele. Pensate a Ezechiele, capitolo 16, famoso capitolo 16 di Ezechiele, in cui si narra questa love story di Dio che si innamora di questa Israele brutta, peccatrice, violentata, prostituta, e la fa bellissima, e la rende la regina meravigliosa, e nonostante tutto la porta con sé, diventa la sua donna, la donna di Dio, ma poi questa lo tradisce di nuovo, si prostituisce di nuovo e Dio continuamente la ricerca e la riprende con sé. Pensate a Isaia, che ci presenta Dio come un innamorato cotto degli uomini, che dice delle cose bellissime, che chiama Israele, ahimè, capitolo 62, mio compiacimento. Credo che nessuno di voi dica mio compiacimento alla sua donna o al suo uomo, traducetelo, cocca mia, mio tesoro, mia dolcezza. Ecco, questo Dio ci coccola con tenerezza. E poi, sembra incredibile, a un certo momento si dice, come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Fratelli e sorelle, potremmo smettere qui e andare a casa soltanto pensando a questo: io sono la gioia di Dio, io sono la gioia di Dio. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Mi si arriccia la barba quando leggo questi versetti, perché sono da vertigine. Immaginate Dio che tutte le mattine si alza e scende dal letto tutto festante dicendo: oh, che bello, perché esiste Carlo, perché esiste Paolo, perché esiste Franco, perché esiste Domenica, perché esiste Enzo, Luigi, Piero. Ecco, noi siamo la gioia di Dio. Altro che un Dio impassibile, un Dio distante, un Dio motore immobile. Ma ci pensate cosa vuol dire che noi siamo la gioia di Dio? Siamo la gioia di Dio. Se noi capissimo un po' questa realtà, non ci sarebbe più tristezza, non ci sarebbe più paura, non ci sarebbe più angoscia. Io sono la gioia di Dio. Ecco perché qui si potrebbe andare avanti. Il cristianesimo è gioia. E la gioia nel cristianesimo è un comando. La gioia del cristianesimo, ricordatevi bene, è un comando. Non è un simpatico optional che deriva dal fatto se abbiamo più o meno fede o se siamo più o meno di buon umore. Per la Chiesa, voi sapete, il Cantico dei Cantici è il fondamento della mistica. È la contemplazione del mistero che unisce Cristo, lo sposo, alla sua Chiesa, la sposa, che unisce Cristo a ciascuno di noi, all'anima del credente. I padri dicono che questo esordio del Cantico dei Cantici, in cui la sposa dice baciami con il bacio della tua bocca, è il grido che l'umanità manda a Dio perché Dio ci mandi il Figlio. Perché? Perché il bacio è il verbo che si fa carne è quanto esce sulla bocca di Dio. Quindi il verbo è il bacio di Dio agli uomini. Quindi vedete quale lettura alta viene data di questo testo. Ecco, io credo però che l'interpretazione letterale e l'interpretazione allegorica non si escludano.
ma si completino a vicenda. Ed è per quello che quando io faccio i corsi biblici sul Cantico preferisco la lettura tipologica, cioè tra l'amore umano e l'amore divino c'è una vicendevole tipologia. Da una parte il matrimonio è per la scrittura luogo rivelativo del mistero di Dio, profezia di Dio, segno, sacramento dell'amore di Dio. Cioè Dio è il nostro amante infinito e noi in ogni matrimonio, nella sua oblatività, nelle sue gioie, nella sua fecondità, nella sua passionalità, nella sua tenerezza, dobbiamo scorgere qualche cosa di Dio. Noi siamo sempre alla ricerca di Dio, non sappiamo come sia, ma ce l'ha detto! Guarda due che si amano, guarda una coppia di innamorati, quello sono io, quello sono io. Allora ogni coppia che si ama profondamente è per me la statua di Dio, è la più alta manifestazione che c'è nel creato di chi è Dio per me oggi. Dall'altra parte, e questo davvero ci emoziona, l'amore di Dio si pone a modello, a tipo degli amori umani. L'amore così forte, appassionato, monogamico, indissolubile, dolcissimo, sconvolgente tra Shlomo e Shulamit è tale perché è descritto sul modello dell'amore purissimo, fedele, tenace, geloso, gioioso, creativo, eterno, incollabile, infinito che Dio ha per ciascuno di noi. Quindi l'amore del Cantico da una parte rimanda ad un amore più alto, dall'altra parte l'amore del Cantico è così forte perché da questo amore più grande è originato e su esso è stato modellato. Certo, l'Evangelo del matrimonio, che con tanta chiarezza era stato presentato nell'Antico Testamento, ma che poi nella prassi comune di Israele, voi lo sapete, diventa così disatteso, viene portato a pienezza e radicalizzato da Gesù, il verbo definitivo del Padre. Gesù non solo è l'esesi ultima, ma Gesù porta sul tema nuziale la concretizzazione, il superamento del simbolismo veterotestamentario. Gesù infatti ormai è lo sposo e la sposa è il nuovo popolo dei credenti in lui, è la Chiesa. Vi dicevo che Deuteronomio 24 aveva dato ad Israele la possibilità del divorzio, ma sulle modalità concrete si erano create delle correnti di pensiero diverse. Nel mio libro sull'Eucaristia ho fatto una lunga trattazione di queste, perché l'Eucaristia era una scenetta, l'Eucaristia era un mimo, e chi non capisce il genere letterario del mimo non capisce niente dell'Eucaristia. L'Eucaristia è il momento in cui Gesù dice: io vi do tutta la mia vita come questo pane, voi dovete mangiare la mia vita, come mangiate questo pane, voi dovete bere il mio sangue come bevete questo vino, fate questo in memoria di me. Fate questo in memoria di me, non vuol dire dite tante messe, al Padre Eterno non gli passava neanche per l'anticamera del cervello questa cosa qua. Nel genere letterario Gesù voleva dire: anche voi fatevi mangiare dagli altri, anche voi fatevi consumare, fatevi bere dagli altri. Chi non capisce il genere letterario dell'Eucaristia non capisce niente dell'Eucaristia, perché tutti gli altri discorsi, presenza reale, Bibbia, bla, sono tutti secondari, vengono tutti dopo. Biblicamente siamo di fronte a un mimo, a una scenetta, e che sia una scenetta è così chiaro che nel brano parallelo Giovanni, che voi sapete non racconta l'istituzione dell'Eucaristia, cosa mette? Mette un'altra scenetta, la lavanda dei piedi, la lavanda dei piedi, che è una scenetta, è un dittico, cioè fatevi mangiare dagli altri, fatevi bere dagli altri, lavate i piedi agli altri, è la stessa espressione con due scenette. Anche lì Gesù non aveva bisogno di lavare i piedi, né che i discepoli avevano bisogno che Gesù gli lavasse i piedi, è una scenetta, sono i mimi profetici, sono i mimi profetici, dovete sempre sapere leggere i mimi profetici. E per concludere, ecco perché Paolo dirà: chi mangia la carne del Signore e beve il suo sangue senza riconoscere il Signore nel corpo dei fratelli poveri, mangia e beve la propria condanna. Vedete che c'è una logica enorme. Noi invece andiamo a fare tante messe,
poi non ci facciamo mai mangiare dagli altri, non ci facciamo mai bere dagli altri, non ci doniamo mai agli altri e aumentiamo la nostra condanna invece della nostra capacità di vivere la relazione col Signore. Qui siamo di fronte a una scenetta. A casa, a Cana, i protagonisti non sono gli sposi. La sposa non è neppure nominata, lo sapete. Qui si celebrano le nozze tra lo sposo messianico e la sua sposa, rappresentata da Maria e dai discepoli. Difatti, una delle immagini costanti dell'Antico Testamento per esprimere la gioia dell'avvento messianico era l'abbondanza di vino. Soprattutto questo concetto è portato avanti nei libri intertestamentari, cioè quei libri che stanno, e che non sono stati considerati canonici, tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Cito a memoria uno per tutti, secondo libro di Baruch, la seconda Apocalisse di Baruch, in cui si dice che quando verrà lo sposo messianico, ogni vite produrrà 10.000 grappoli, ogni grappolo produrrà 10.000 acini e ogni acino produrrà 450 bat di vino, cioè 10.000 litri di vino. In altre parole, quando fosse arrivato il Messia alla fine dei tempi, ci sarebbe stata una ciucca colossale. Quando ci fosse arrivato il Messia atteso, ci sarebbero stati fiumi di vino. Quando i discepoli vedono circolare 720 litri di vino improvvisamente, hanno capito che è arrivato il Messia. Vedete, questo è un gesto, è un mimo, è un modo per colpire la gente, ovviamente, che aveva capacità di discernere questi simbolismi. A Cana Gesù svela allora il significato più profondo del matrimonio, perché prende a prestito quel matrimonio tra quei due pincopallini qualunque di cui noi non sappiamo né il nome né nulla, per significare il suo matrimonio con la Chiesa. E allora Gesù ci dice: ogni matrimonio ha un significato profetico, è segno di una realtà che lo trascende. Inoltre Gesù conferma la bontà dell'istituto matrimoniale, partecipa alle nozze con i discepoli ed è l'invitato indispensabile perché l'amore dei due sposi non si annacqui, perché quel vino dell'amore non diventi mai acqua. Solo radicandoci in lui il suo amore, il nostro amore non si annacqua. Ecco l'importanza di sposarsi nel Signore, come dirà Paolo. E la Chiesa, simboleggiata dai discepoli e da Maria, è colei che accompagna il Signore degli sposi, è colei che ne invoca l'intervento. Ma il testo neotestamentario più esplicito sul matrimonio come segno delle mistiche nozze tra Cristo e la Chiesa è indubbiamente Efesini 5. Quel famoso brano che voi sapete comincia con «Siate sottomessi gli uni agli altri», ed è solo in questo senso che si dice voi mogli siate sottomessi ai vostri mariti, e poi si continua dandoci una legnata a noi mariti che non finisce più, perché dice voi mariti amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato la vita per lei. Pensate cosa vuol dire amare le nostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato la vita per lei. A quale sottomissione siamo chiamati se dobbiamo prendere esempio da Gesù che dice Filippesi 2, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce.